tutti. Allora, sognare soldi di carta, che cosa significa? Devo dire che da quando sto attenta ai sogni che faccio, faccio dei sogni stranissimi, effettivamente. Diciamo che per arrivare alla parte finale del sonno, sapete, alla fase REM, bisogna proprio avere una routine, completa per il sonno, no? Che ha più fasi. Però devo dire che da quando ci sto attenta e sto più attenta anche al mio sonno, devo dire che ci sono dei sogni molto bizzarri che poi vado a cercare, logicamente, per cercare di interpretarli in qualche modo. Sognare soldi di carta, che cosa significa? Significa avere una grandissima concretezza, capacità di realizzare i propri progetti, quindi una persona anche che sogna questa cosa, in realtà dei progetti in serbo e ci tiene a realizzarli, a raggiungere i propri obiettivi. Se invece il tuo sogno era di sognare di avere nel portafoglio un sacco di banconote di carta, è un buon segno. Significa che hai abbondanza di energie per realizzare i tuoi progetti e nella vita in generale, ma anche appunto un sacco di risorse interiori. Quindi se hai dei progetti in serbo, questo sogno fa per te. Ovviamente, ripeto, come al solito, si va a parlare in generale dei sogni. Io per curiosità li cerco e poi li condivido, ma non è una cosa standard, sia quando i sogni sono in negativo che in positivo. Ci tengo a dirlo perché non sono un'esperta di sogni, sono solo una curiosona e in ogni caso, ovviamente, non sono una psicologa per poter dire che per tutti è così, però in generale, da quello che ho trovato, ed è una cosa che mi diverte molto, un po' come andare a vedere gli ascendenti dei segni, dovrebbe essere una cosa così. Poi io non lo so, questo è quello che ho trovato, che dicono moltissime testate giornalistiche o blog molto autorevoli, quello che leggo su siti di, diciamo, di questo campo, e quindi mi affido al loro giudizio, a quello che dicono, però comunque ovviamente se hai un problema in generale per i tuoi sogni, perché ti rendi conto che qualcosa ti turba, l'unica cosa che devi fare è andare da una psicologa e farti aiutare. Ci tengo sempre a dirlo. Un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!